Un intero paese in festa, quello di Porto Santo Stefano per il 76esimo Palio Marinaro dell'Argentario che si terrà il giorno di Ferragosto e ci saranno tanti altri eventi religiosi e folcloristici che vi ruoteranno attorno. Venerdì 11 agosto, a partire dalle 21.30, la sfilata lungo il paese del corteo storico, oltre 100 figuranti che partiranno dalla fortezza spagnola per attraversare l'antico borgo santo stefanese fino ad arrivare sul lungomare in piazza dei Rioni. Alle 22.30 poi il bando di sfida tra i quattro rioni in gara. Domenica 13 alle 21.30 sul piazzale dei Rioni, serata evento con la presentazione degli equipaggi Croce, Fortezza, Pilarella e Valle. Lunedì 14 la vigilia, la Santa Messa dalle ore 18.30 alla quale prenderanno parte gli equipaggi e la sempre partecipatissima processione in notturna in onore di Santa Maria Assunta che muoverà dalla chiesa di Santo Stefano alle 21.30 e vedrà anche in questo caso la partecipazione degli equipaggi. E finalmente il giorno di Ferragosto sarà Palio. I quattro rioni con i loro equipaggi dovranno percorrere sui Guzzi, nello stadio del Turchese, ben 4.000 metri divisi in 9 tratte. L'avvio, come sempre, è previsto per le 19.15, dopo che sarà giunta in piazza la sfilata dei Rioni che partirà alle 17 da via Barellai. I vincitori verranno poi premiati sul balcone del municipio di fronte ai tifosi. Quest'anno, per ovvi motivi, l'attenzione al tema della sicurezza sarà altissima. Sono infatti state varate importanti misure di controllo per coloro che vorranno assistere alla manifestazione senza nulla togliere al fascino del palio. La nostra emittente realizzerà la diretta TV dalle ore 15 alle 21. 6 ore filate, appassionate, condotte dal maremmano Doc Paolo Mastracca e dai suoi ospiti, che andranno in onda su Arezzo TV, canale 214, su Di Lucca, canale 89 del digitale terrestre e nel bouquet in chiaro di Sky 940 e 839. Ci sarà anche una diretta streaming, dunque sul web, nel sito del comune di Monte Argentario e in quello di Palio Argentario. Il 16 di agosto, infine, l'appuntamento con il Paliotto che vedrà fin dal mattino correre le batterie per la finale prevista alle 19. Il Ferragosto santo stefanese si chiuderà poi dopo cena alle 21.30 con il concerto della banda comunale Ivo Baffigi sul piazzale dei Rioni, l'estrazione della tombola e per finire in bellezza lo spettacolo pirotecnico.